Grazie. Allora, io mi associo ovviamente ai ringraziamenti di Claudio a tutti i partecipanti, che molti ci hanno, diciamo, seguito, come ricordava Claudio, in questo percorso che abbiamo sviluppato nel 2021, una serie di incontri virtuali in cui abbiamo analizzato tutti i temi della transizione energetica, un po' tutti i temi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, in un perimetro direi prevalentemente, diciamo, nazionale ed europeo. In queste nostre riflessioni, tenendo ovviamente sempre conto che le emissioni climalteranti riguardano prevalentemente circa, per adesso mi pare di ricordare, l'80% la produzione di, diciamo, di energia in senso assoluto, e ricordando sempre che l'Unione Europea, tutta rispetto ad uno scenario globale, vale un po' meno, credo, del 10%, noi abbiamo riflettuto su quello che era il percorso che si era dato l'Europa, e in particolare per nell'ambito di questo l'Italia. Ed abbiamo, diciamo, fatto una serie di considerazioni ritenendo che a grandi linee il percorso da seguire fosse quello di aumentare nell'ambito del mix della produzione di energia la quota di energia elettrica, e nell'ambito di questo ovviamente aumentare la quota di energia da fonte rinnovabile. Questo ci ha portato a considerare degli scenari che non fossero solo nazionali, ma fossero europei, anzi euro-mediterranei. Ci ha portato a riflettere su quelli che erano i motori di sviluppo, da una parte ovviamente la mobilità sostenibile e ovviamente i limiti delle tecnologie che le rinnovabili oggi portavano, a cominciare soprattutto per quanto riguarda il nostro paese, dall'occupazione del territorio, in un caso di sviluppo molto intensivo, fondamentalmente al tema della non sincronismo tra la produzione e il consumo, e quindi i temi dell'accumulo. Abbiamo analizzato anche i temi che riguardano l'idrogeno come vettore energetico nelle sue varie applicazioni, sia nel termine di accumulo che di utilizzo nella mobilità sostenibile. Insomma, tutto questo è un po' l'indirizzo generale che emergeva. Oggi, a valle della COP26, diciamo che rispetto ad un perimetro che non può non essere di tipo globale, perché evidentemente il tema del clima è un tema globale, e ci sono delle considerazioni aggiuntive, come suggeriva Claudio De Vincenti, che rappresentano un po' il nuovo stimolo e la nostra, diciamo, nuova agenda di riflessione. Che cosa dire di Glasgow e della COP26? Certamente, diciamo, volendo guardare all'aspetto positivo, sottolineiamo che è la prima volta che 197 nazioni hanno, diciamo, trovato l'accordo, almeno su un obiettivo molto ambizioso, molto complesso da raggiungere, che è quello del contenimento del 1,5 gradi nel riscaldamento globale. Però si è anche evidenziato che ci sono problematiche diverse, innanzitutto perché tutti i paesi hanno l'esigenza di dover rimettere in piedi la crescita del loro PIL, perché ci sono una serie di paesi, tra cui quelli maggiormente responsabili delle emissioni clima alteranti, che sono più o meno lontani da un percorso virtuoso in questa direzione. E quindi è emerso che questi ragionamenti che noi abbiamo fatto sono certamente basilari e fondamentali. L'energia elettrica e le rinnovabili sono il driver di sviluppo, ma non possono essere l'unica soluzione. Quindi emerge da questa riflessione che per riuscire a raggiungere questo obiettivo, per tendere a questo obiettivo che finalmente abbiamo condiviso, dobbiamo tener conto di una serie di valutazioni. La prima è che dobbiamo mettere in campo il mix, tutto il mix di energie possibili e di tecnologie possibili. Quindi, assieme a quello che avevamo valutato, oggi uno dei temi che viene avanti è il tema della cattura della CO2. Questo consentirebbe, per un periodo più lungo, continuare in alcuni processi ad utilizzare combustibili fossili. Viene avanti l'ipotesi quindi che l'idrogeno o altri gas potrebbero essere utilizzati con una produzione anche non necessariamente totalmente green. Viene avanti l'ipotesi di una riproposizione dell'energia nucleare. Tema ovviamente assolutamente condivisibile in senso generale, molto complesso da valutare per quanto riguarda il nostro paese, perché noi sappiamo che lo abbiamo abbandonato
oltre 40 anni, a valle di due referendum che facemmo alla fine degli anni 80. Quindi è uno scenario molto articolato in cui bisogna essere aperti a tutte le possibili soluzioni, tenendo conto delle, passatemi il termine, sensibilità economiche e sociali diverse che i vari attori e paesi hanno, e che quindi il fermo restante il tempo e la pista di atterraggio, ma ovviamente la planata verso questa pista sarà significativamente diversa, e di questo ovviamente nel nostro riferimento dobbiamo tener conto. Questo ha un effetto su quelle che sono le nostre valutazioni per quanto riguarda l'Europa, il nostro paese del Mezzogiorno e del tema che svilupperanno i donatori. Rimane, per quanto ci siamo detti, fondamentale il concetto che le rinnovabili saranno e continueranno ad essere un driver importante di sviluppo, ma non più da sole. I temi della transizione energetica quantomeno vanno declinati in uno scenario continentale se non transcontinentale. L'Italia mantiene un ruolo determinante come hub in un'area euro-mediterranea, e il Mezzogiorno, che nel nostro paese risiede, nel Mezzogiorno risiede oltre il 50% della produzione da fonti rinnovabili, continua ad avere delle prospettive di sviluppo molto importanti. Questo è un po' il perimetro dentro il quale ci muoveremo e ci misureremo. Io concluderei qui e passerei la parola ad Alfonso Ruffo. Grazie.